Ciao ragazzi, sono Ed e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo con la mappa Demon's Breeze e sono negli SG solo perché mi sono decisamente rotto il cazzo dei team. Allora, chiedo scusa per la mia voce, ma praticamente ho gridato per Italia-Spagna e quindi mi è rimasta una voce da trance. Dopodiché ho delle news da darvi sul canale, ma diamo tempo al tempo perché adesso mi concentro un attimino sulla partita, poi ve le do, sono news importanti sia sul canale sia su di me. E niente, adesso ve le dico. Più che news, robe da dire, non è che sono proprio notizie che dici ah, questa roba mi cambia la vita. È da dire basta. Ok, adesso. Partita scorsa ho giocato Demon Breeze, l'ho persa perché sono caduto nella lava, ma non perché mi hanno spinto, ma perché mi sono buttato come un cretino, ero qua. Ho fatto una di quelle figure di merda che bisogna fare. E ok, qua T2 non molto utile, devo dire. Adesso ne abbiamo un'altra qua dietro, speriamo che ci sia più sorridente. E poi abbiamo la doppia T1 sopra che almeno magari qualcosina. Non laggarmi per favore, almeno qua. Vediamo. Ok. Non male. Per niente male. Per niente male. Perché adesso ho anche due diamanti. Molto bene, anzi. Adesso con molta calma. Io sapete che non so neanche se la vado a prendere la T1 sopra. La vado a prendere perché non so dove andare adesso. Se non ho lo spawn. Però non è che mi serve molto. Perché la spada ce l'ho, quella di diamante. Tra poco ve la faccio. E adesso vado allo spawn o vado da altre parti? Dunque, la crafting table non me ne ricordo da altre parti. Perciò suppongo di andare allo spawn. Prendo tutto perché ora brucio tutto. Ok. Posso permettermi di sprecare sto ferro. Tanto voglio dire, il diamante ce l'ho. Perciò via tutta sta merda. Via questo, via questo, via questo. Via questo, perfetto. Adesso torniamo allo spawn, andiamo a fare la spada. Me nel mentre vi dico le news. Allora, sono arrivato a 1000. Devo killare questo. Muori, muori, muori. Sì. Era messo peggio, ma ci siamo spadati esattamente lo stesso. Perciò, per fortuna che ero messo meglio. Devo dirvi le news. Allora. Sono arrivato esattamente a 1000 iscritti l'altro giorno, però YouTube ha fatto uno di quei classici rastrellamenti automatici che toglie gli iscritti inattivi, perciò ne ho persi 10. Grazie YouTube, grazie mille. E vabbè, in realtà non è che me ne frega molto perché li riotterrò 1000 iscritti, però ehi. Ho notato che da quando sono tornato a fare video di Minecraft gli iscritti sono di nuovo risaliti, perciò cioè di nuovo risaliti di molto, intendo, perché prima era tipo stagnanti, poi. Perciò suppongo che basta fare video e tutto va bene adesso. Ok. Adesso sono messo bene, mi piace, mi sono messo perché la spada di diamante mi conferisce cazzo duro. E dopodiché ho ripreso la partnership, che in realtà non avevo mai eliminato, ma semplicemente YouTube ha la mamma puttana e quindi per qualche motivo non funziona più. Adesso l'ho ripresa e posso tornare a guadagnare quei video. Stavo cadendo. Ma in realtà non mi interessa più di tanto. Cioè, preferisco sempre guadagnare che non guadagnare. Però, se anche dovessi fare video soltanto per passione, li farei. Non mi azzardo neanche a fare sto parkour perché so già che cado e là c'è un tizio. Potrei azzardarmi invece a buttarlo giù. Occhio qua alla lava perché io non voglio cadere. Madonna, lo stavo per prendere, lo stavo per prendere là. Andiamo a provare a killarlo, poi. Sì. Ultimo colpo, ultimo colpo. Perfetto, bravo Ed. Bravo Ed, anche con la forza della spada di diamante, ma insomma, me la sono fatta io, non è che
rubata a qualcuno. E anche se l'avessi rubata a qualcuno, siamo in una guerra, perciò. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Ah, il deathmatch qua parte in due, non in uno. Ah, ma sono disguisato, è vero qua. Cazzo, sui solo siamo disguisati, è vero. Comunque, speriamo in sto deathmatch di fare bene. Io sono God Job o coso? Ah, non posso, è vero, non posso chattare qua. Comunque, devo dare anche un'altra news velocemente. Sono stato in Inghilterra per 20 giorni. E questo è anche il motivo per cui i video non li ho registrati, ma ne ho caricati, programmati. E una bellissima esperienza. Sono stato a lavorare perché era un tirocinio. Non posso farmi i piedini, che palle. Era un tirocinio e ho lavorato, insomma, chiaramente ho conosciuto anche altre persone italiane che venivano dalla mia stessa scuola, che lavoravano con me, anche se non ho stretto contatto, ma insomma erano nello stesso posto di lavoro. E niente, chiaramente ho migliorato anche l'inglese. Ho conosciuto una cultura nuova che è quella inglese. Non sei messo bene, caro Gadjoub. Però devo dire che l'Italia la preferisco in generale. Un po' per il clima, che la fa proprio cagare. E adesso andiamo a killarlo velocemente. Anche per le persone, insomma, preferisco di più la calorosità degli italiani. Anche se là devo dire che sono molto gentili, sono molto polite, sono molto carini sempre. Però gli italiani, e prendi, madonna cara, regà, non ci posso credere. Però gli italiani sono più calorosi, affettuosi. Perché non ne sto prendendo neanche una volta? Ma che cazzo di problemi c'ho? Vabbè, non so perché. LOL. E niente, insomma, bellissima esperienza. Credo di poterla rifare l'anno prossimo. Ah sì, ho visto anche il Brexit in diretta, ragazzi. E ho anche il giornale. Che figata, davvero. È stata davvero una figata vivere il Brexit là. Anche se in realtà molte persone si sono incazzate per che l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea. Però, insomma, vederlo da lì è stata un'emozione abbastanza rara, che non mi capiterà spesso, insomma, di vedere robe, diciamo, che coinvolgono una nazione che non è la mia in quella nazione là. Perfetto, direi che più o meno tutto quello che dovevo dire l'ho detto. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.